Tutta colpa di quel cerimoniale che pure obbliga di solito a far buon viso a cattiva sorte, tenendo a bada il malumore. Mai passaggio delle consegne, fisicamente dell'ormai famosa campanella di mano in mano, fu più breve di quello tra Letta e Renzi. Mai, soprattutto, fu più avaro non solo di sorrisi, sia pure di circostanza, come il rispetto della forma pure gradirebbe, ma di sguardi, uno solo, alla fine, e di sfuggita dell'ex premier al nuovo. Nessuno in senso contrario. Di parole, una, di sfuggita, anche questa, e perfino di strette di mano, almeno quella tra Letta e Del Rio, che pure poi dirà di non aver notato nulla di strano. E avaro anche, inevitabilmente, di tempo, 10 secondi fianco a fianco, meno di un terzo della durata delle ultime due cerimonie trascorse, quella tra Berlusconi e Monti, quando un Berlusconi sorridente non seppe resistere alla tentazione di suonarla lui, la campanella, accanto a quel Monti cui pure aveva ceduto il posto, e l'altra tra lo stesso Monti e Letta, dove non mancarono certo, sinceri o no che fossero, né i sorrisi, né tantomeno le parole.